centro cittadino che sono gratuiti, non sono per i residenti, nel senso che naturalmente sono fatti per attirare i cittadini a venire, non andare solo nei centri commerciali, ma venire nella nostra città, dare un supporto al commercio, all'artigianato, agli eventi che stiamo portando avanti, e poi dall'altra parte musei aperti sabato e domenica a partire da oggi fino al 30 novembre, e cercheremo anche poi di spostare la data a dopo le feste natalizie fino al 6 gennaio, proprio per aiutare la nostra città in una ripartenza sicura ma che sia anche economicamente poi sostenibile. Un ringraziamento agli organizzatori di questo bellissimo evento, perché naturalmente il benessere è un tema che dà anche un po' di serenità alle persone, ne abbiamo bisogno tutti, mi piacerebbe tanto mollare un po' di stress e stendermi in uno degli stand, ma vedo che c'è un trattamento antistress, diciamo che ne abbiamo bisogno anche noi amministratori, ve lo posso garantire, soprattutto dopo questi mesi di gestione Covid. A breve partiranno anche le scuole, quindi avremo un'altra prova da affrontare nei prossimi giorni, bisogna farlo con assoluta serenità, perché comunque il Veneto, non solo Vicenza, io dico il Veneto ha risposto bene all'emergenza, siamo sicuri che siamo pronti anche per affrontare i prossimi mesi in sicurezza. Intanto grazie e buon lavoro a tutti, buona permanenza agli stand. Dico solo una cosa, ringrazio per l'intrattenimento musicale, è una delle mie canzoni preferite, forse non lo sapevate, ma anzi sicuramente no, devo dire che è meraviglioso, è una canzone di Modugno ripresa da Negramaro ed ha un messaggio comunque anche di speranza, grazie.